Ciao a tutti ragazzi, buon lunedì, buon pomeriggio, criptobombe tutte quante a raffica ragazzi. Questa che state vedendo è la mia analisi fatta pochi giorni fa su Erron Gold. Avevo detto, la state seguendo o no? Allora fatelo. Beh ragazzi, oggi è scoppiata letteralmente. Io avevo lavorato su questa cripto in zona 138-139 dollari. Oggi tocca i 160, eccoli qua, 167 e 90, 168 dollari in meno di 4 giorni, veramente tanta, o meglio, meno di 3 giorni, tantissima roba. Togliamo questa analisi, ma perché mi ha convinto? Perché praticamente, come detto anche la scorsa volta, c'era un bel supporto, era comunque un rischio, perché ovviamente quando investiamo ci prendiamo sempre dei rischi, però era interessante provarlo, ecco, e devo dire che questa volta è andata bene, e non solo questa volta, perché vi faccio vedere le mie ultime analisi con operazioni, e ovviamente vi mostrerò anche quelle che invece al momento sono un po' titubanti. Per esempio quelle di cui ho parlato l'altro giorno, come DOT e Uniswap, ma come al solito qua su Malati per le Cripto con Fabrizio Ferri, il vostro analista tecnico. Allora, come al solito non sono consigli finanziari, andiamo a vedere nel dettaglio quelle che sono le disamine tecniche, proprio di analisi tecnica pura, nuda e cruda. Per tutti quelli che sono appassionati di questa materia, beh, un consiglio facile facile: andare in descrizione, scoprire il corso e scaricarsi l'ebook gratuito. Non costa nulla, quindi andare giù e vedere tutti questi bei contenuti che vi sto regalando, perché mi piace avere ragazzi che riescano a capire quello che stiamo facendo e quello di cui si sta parlando. Perciò, cosa molto importante per me è avere una community piena di persone che comunque riescano a comprendere al meglio questo tipo di operazioni. Quindi, trend rialzista su Erron Gold, che sta mantenendo fede a quella che è la prosecuzione di dinamica dei prezzi. Andiamo a vederci insieme poi una cripto che invece avevo messo da valutare proprio perché non mi convinceva il fatto che stesse ritracciando così forte. Allora, secondo me potremmo giocare un po' su WAXP una volta rotti e quantomeno i 39,50. Io però preferisco i 40 dollari. Comunque siamo qua in attesa. Questo storno potrebbe rappresentare una sorta di punto d'ingresso, forse più vantaggioso, forse no. Sinceramente preferisco cavalcare il trend. Allora, andiamo a vedere cosa sta succedendo anche su una cripto che ho scoperto pochi giorni fa, ma mi aveva molto incuriosito perché c'era un trend buono, ma realmente buono. Questa cripto è Zen, non so quanti di voi la tradino, comunque quanti di voi la tengano in portafoglio, ma ragazzi, Zen ha un trend spettacolare, realmente spettacolare. Io ci ho operato io dal 26, questa zona qua, stavamo, anzi, devo essere onesto, eravamo forse, aspettate che ho qui la data. Sì, no, il 26, stava in questa zona qua, intorno agli 85 dollari, poi ha fatto questo storno e sta proseguendo il trend a rialzo. Ha toccato oggi 92, abbiamo massimi molto importanti, perciò la corsa è sinceramente interessante, perché potremmo addirittura rivedere i 167, ovviamente parliamo di massimi assoluti, e in questo caso stiamo cavalcando il trend rialzista su massimi relativi molto molto interessanti. Un'altra cripto che non perdo mai di vista, su zona 67 reputavo un buon punto d'ingresso, ci ho giocato e praticamente sta dando soddisfazioni. Queste due candele rosse però iniziano un pochino a preoccuparmi, non perché ci sia la fine del trend rialzista, ma perché magari potremmo rivedere nuovamente un'aggressione a livelli supportivi in zona 67, poi 65,5-66. Insomma, vediamo un po' quello che succederà su Axie Infinity, che comunque rimane estremamente interessante. Alta cripto che invece non mi sta convincendo affatto, che stavo tenendo sotto controllo perché attendevo, o meglio attendo ancora, rottura di una resistenza che reputo interessante, ve la faccio subito vedere. Tanto ormai so che tanti di voi sono proprio fedeli alle mie analisi. Allora, questa qui è Link, Chainlink, che sta risbattendo il muso su questa zona supportiva area 24,56. Personalmente, io sono in attesa del superamento
di zona 26 e 50, 27. Vediamo un attimo quello che succederà. Se non ci offrirà questo spunto, beh, sinceramente me ne starò ancora un pochino alla finestra perché non mi convince. Attendo comunque un pattern che mi dia voglia di entrare a mercato. Magari un bel engulfing bullish o quant'altro. Parliamo di zero, di abbassamento dei rischi. Mentre l'ingresso in zona 24 e 60 potrebbe essere per me una zona interessante, però ovviamente parliamo anche di size molto più leggere. Abbiamo visto quindi anche Chainlink, ora andiamoci a tuffare su quelle che sono altre bombe di giornata, ovvero Solana. Non posso assolutamente dimenticarmi della mia cripto preferita, ma tanto magari mi se lo sa che è in assoluto la mia preferita. Siamo a 102,65. Questa notizia della deflazione di Solana, del burning di Solana, sta fomentando il mercato. Sinceramente, per me non è l'informazione più interessante perché io reputo molto importante il discorso legato proprio all'efficienza di questa blockchain, però è ovvio che poi gli investitori scelgono gli argomenti che reputano più importanti. Personalmente, questa zona qua ha rappresentato, meglio 62, chiusura di una parte delle posizioni, perché comunque faccio trading, è più forte di me, ragazzi, non sono un holder puro, però la restante parte sta ancora camminando e sinceramente sono molto contento perché mi sta performando oltre il 130%, quindi ecco, sono abbastanza soddisfatto della mia operazione. Ero partito per fare l'holder, invece poi alla fine purtroppo la mia vena da trader vince sempre, ancora devo metterla a riposo. Andiamo a vederci insieme, ovviamente, il grafico dei grafici, perché rappresenta sempre e comunque il nostro riferimento. Parliamo di Bitcoin, ovviamente. Bitcoin che sta perdendo un po' di intensità, 47.753 al momento. Aspettate che ve lo zoom un po', almeno si vede un pochino meglio. Ovviamente, ragazzi, iscrivetevi al canale, cioè non dimentichiamoci questa cosa fondamentale di iscriverci al canale e di cliccare sul mi piace, perché non costa niente di conseguenza. Deve essere fatto. Allora, vediamo Bitcoin che sta provando a resistere comunque alla forza dei venditori. Sinceramente non vedo ancora diciamo così, grosse difficoltà nella prosecuzione del trend a rialzo, però questa fase potrebbe essere una piccola congestione. I volumi comunque sono un pochino in calo, qui parliamo di Binance, non sono volumi assoluti, però Bitcoin è sempre lui, cioè è sempre in un forte trend rialzista in questa fase e di conseguenza spinge molto anche tutto il resto del mercato. Ma non voglio trascurare affatto la cosa di cui vi parlavo all'inizio, ovvero dei DOT ed UNI, quindi DOT ed Uniswap che non mi stanno ancora dando gioie. Per fortuna, ecco, siamo ben distanti dagli stop loss, che comunque ho messo in maniera adeguata, però sta stornando e stiamo a 24,70. Secondo me è un livello ancora interessante su Polkadot, però speriamo. Meglio, cerchiamo di capire se riuscirà realmente a reagire a questa fase un po' incerta. Sinceramente non preoccupa questo storno, e siamo in attesa di volatilità in direzione, ovviamente, rialzista, perciò cerchiamo di aspettare quello che può essere. Aspettate che cambio, la freccia è più carina. Quello che può essere, che potrebbe essere una eventuale spinta al rialzo. Comunque la zona dei 28 e 40 è zona molto forte. Qualora dovesse romperla con una certa intensità, potremmo tranquillamente raggiungere quantomeno i 34, 35, 34 e già sarebbe interessante. 34 e mezzo è probabile, poi vediamo un po' se manterrà il trend rialzista. Comunque, ragazzi, di base il trend è rialzista, quindi ecco, senza fare troppi giri di parole, il mercato è positivo e da questo punto di vista cerco di leggerlo nel modo più ottimistico possibile. Andiamo a vederci poi Uniswap. Allora, Uniswap che tanti stanno un pochino trascurando, secondo me è un mercato interessantissimo. Vediamoci un attimo anche i vecchi massimi, cioè qui abbiamo ancora un bel margine per tornare ai vecchi massimi. Uniswap secondo me è un mercato che può serenamente proseguire la sua corsa rialzista. Siamo a 25,87, un rischio entrare forse su questi livelli. Probabilmente sarebbe più saggio attendere rottura forte dei 30, 30 anche 31 per essere onesti, però
e però comunque c'è un mercato sotto che sta tenendo bene, quindi sinceramente a me non allarma più di tanto. Ecco, sarebbe un'operazione a basso rischio in termini di stop loss e con rendimento probabile anche del 15-20%, il che non è affatto male se lo vediamo su chiave trading. Poi ovviamente tanti di voi saranno holder anche su Uniswap e quindi gli va bene tutto, nel senso che non c'è fretta. Allora, per quello che riguarda invece il mercato degli NFT, io mi stavo vedendo un po' di NFT poco fa e me ne sono appuntati diversi. Allora, c'era Tilos che mi stava piacendo molto perché sta performando molto bene e continua a crescere a vista d'occhio. Allora, eccolo qua, 0,7941, prima stava 0,83. No, aspettate, ho sbagliato. Telos sarebbe la cripto. E poi c'è Wild che mi stava veramente interessando, infatti me li devo studiare per bene. Abbiamo poi TLM di cui ho parlato poco non troppo tempo fa, anzi andiamo a vederci proprio il grafico, perché TLM comunque ha una sua certa un certo appeal, diciamo, sui 0,30 era a livello interessante. Allora, eccolo qua. Questo era il livello molto interessante 0,24, poi ha sparato, lo va a rimarcare diverse volte sta provando a proseguire la corsa al rialzo. Aspettate un attimo che qua. Ok. Abbiamo massimi storici importanti, siamo stati a 0,87, perciò c'è ancora grosso margine perché per arrivare fino a quella zona lì dovremmo quantomeno, eccolo qua, si parla di oltre il 150%, quindi c'è sicuramente margine. Questa è una piccola congestione, comunque parliamo di congestioni che fanno più o meno, aspettate un attimo, giusto per farvi vedere, ecco, qua parliamo di un 45-50% e un meno 30-35-40%, quindi sicuramente è molto interessante. Poi abbiamo sempre sul mercato NFT Inbox che sta mantenendo fede ai suoi 9 dollari, tocca 10, ma comunque siamo lì. Ce n'era un altro che mi piaceva molto, beh, OGN più di una volta l'ho analizzato, Waxpro ve l'ho fatto già vedere, Flow sta provando a ripartire, è stato sui 20-22 per diverse settimane, addirittura forse mesi. Adesso sta provando a ripartire. Engie Coin solido, Decentraland sta spingendo forte in queste ultime ore. Poi mi farò una piccola analisi. Avevo aperto una posizione su Cilice, poi ho messo uno stop in profit, me l'ha beccato e sta continuando a correre a rialzo. Tezos molto interessante, ne ho parlato anche l'altro giorno durante la diretta. Comunque, ragazzi, senza ammorbarvi troppo, vi ricordo che domani 18:30 saremo live su YouTube, quindi perciò tranquillamente iscrivetevi al gruppo Telegram per non perdervi notifiche e quant'altro. Anche qua basta iscriversi e cliccare sulla campanellina. Ci vediamo quindi domani in diretta. Vi voglio belli carichi perché il mercato sta iniziando davvero a offrire belli spunti e ottime opportunità. Mi raccomando, gestione del rischio, money management fatto in maniera scrupolosa. Quando si va in profitto si porta a casa la ciccia. Se fate holder, mi raccomando, se fate gli holder. E mi raccomando, gestione comunque saggia, non facciamo all-in su una cripto e basta, altrimenti si rischiano grossi danni. Chiudo qua un attimo con la transazione, con il video consigliato, iscriviti. Allora, Facebook, Telegram e Instagram, malati per le cripto. Vi aspetto numerosi, anzi, grazie perché siete stati in tantissimi a iscrivervi al gruppo. Quindi ecco, vi voglio sempre più numerosi, stiamo iniziando veramente a toccare cifre molto importanti. E la cosa mi fa enormemente piacere. Di nuovo, ragazzi, grazie ancora e buona serata.